Bentornati amici alla rubrica Ponti. È pronto per voi un altro consiglio di lettura per colori a portata di zona. Nello scorso video, infatti, vi ho parlato di Giallo Cromo di Aldous Huxley in relazione alla zona gialla. Oggi invece approdiamo alla zona arancione. Quanto al colore di oggi, devo ammettere che sono stato piuttosto combattuto nello scegliere tra i vari titoli che mi sono venuti in mente e alla fine ho deciso di optare per una sfumatura piuttosto anticonvenzionale di arancione, cioè l'arancione cannella. E ho pensato per voi a Le botteghe color cannella, appunto, di Bruno Schulz, una raccolta di racconti di quello che oggi è considerato come il più importante narratore in lingua polacca del XX secolo. Bruno Schulz fu infatti uno scrittore, ma anche un pittore polacco di origine ebraica, di famiglia ebraica, vissuto nella prima parte del Novecento e una delle innumerevoli vittime, ahimè, dell'Olocausto, in quanto fu ucciso per mano di un ufficiale tedesco nel 1942. Quest'ultimo infatti gli ha sparato sulla via di casa mentre tornava passeggiando con una pagnotta sotto il braccio. Il cadavere non fu mai più ritrovato e probabilmente fu gettato in una delle tantissime fosse comuni del tempo, e così è stata perduta anche la sua opera forse più importante, sicuramente la più interessante ad oggi, cioè il romanzo illustrato Il Messia. Tornando al titolo Le botteghe color cannella, è significativo come esso non venga utilizzato esclusivamente ad indicare l'omonima raccolta di racconti, ma venga utilizzato anche per tutta la produzione di racconti e saggi di Bruno Schulz, per esempio come nella edizione che ho qui, l'edizione Einaudi, che tiene conto delle botteghe color cannella come raccolta, ma anche di raccolte successive, per esempio Il sanatorio all'insegna della clessidra e addirittura del libro idolatrico, cioè un libro di sole illustrazioni data la vocazione pittorica dell'autore. Per quanto riguarda Le botteghe color cannella come raccolta autonoma, si può parlare di un ritorno ad un'infanzia fantasmagorica, caleidoscopica, popolata da presenze alquanto bizzarre e dominata in modo assai positivo dalla figura del padre Jacob e dalla sua bottega di stoffe. Il ritorno che però opera Schulz non è un ritorno dell'adulto al bambino, ma è un ritorno del bambino maturato che guarda un altro bambino. Infatti, per Schulz, più volte lo ripeteva, la maturazione non porta all'età adulta, ma porta ad un'infanzia più consapevole. Il tutto viene poi condito da una prosa che è poetica, una prosa assai fiorita e lirica, che dà allo stile di Schulz un tratto assolutamente unico e riconoscibile. Se siete stati attenti alle caratteristiche biografiche, ma anche all'immaginario poetico di Schulz, sicuramente non vi sarà sfuggito un parallelismo con un altro gigantesco rappresentante della narrativa novecentesca, cioè Franz Kafka. Come Schulz, infatti, anche Kafka è di origine ebraica, nonostante sia ceco e non polacco. È uno scrittore a cui viene affiancata l'attività di pittura. Infatti, Kafka era solito dedicarsi agli schizzi nel privato, non arriverà mai a pubblicare un'opera come invece avviene per il libro idolatrico di Schulz. Ma soprattutto, anche Kafka fu autore di racconti indimenticabili, dallo stile unico e irripetibile, che culmina nella fantasmagoria, nella paradossale. I due però si pongono agli antipodi in quanto a stile. La scelta di Kafka è una scelta sobria, lineare, fulminea e lapidaria. La scelta di Schulz, come ho detto in anticipo, è tutt'altro che questo. Ed eccoci arrivati alla fine di un altro video, sperando che il consiglio vi sia andato almeno un po' a genio. La rubrica Ponti vi aspetta la prossima settimana con un altro titolo, questa volta per la zona rossa. Io nel frattempo vi ringrazio. A presto!